giunta a Napoli, prenderà presto le femmine e si sbaglia sa. Ma io faccio presto. Io lascio e me ne vado. Ma hai visto come sei ritirato ieri sera? Parevano pazzi, la faccia bianca bianca. Non riuscivo neanche a parlare. Ma tu non hai lasciato nemmeno il tempo di parlare. Non si capisce, perché io avevo già capito tutto. A me nessuno mi imbroglia. E poi, chissà dove sei stato fino a quell'ora. Ed è tornato a casa senza il nipote. E Pietruccia, perché non stava con lui, eh? Quando gliel'abbiamo chiesto, sembrava un scemo. Ha detto che non sapeva dove stava, che lo svergognava. Per questo voleva venire da solo a Napoli. Per questo non mi voleva portare con lui. Signor. Fuori c'è una signora che vuole parlare con il signor Felice. Con il signor Felice? A chi? Ha detto di chiamarsi Amalia Strafoni. E sta insieme a una bella guaglione. Una bella guaglione? E che voglio da mio marito? Signor, io credo che qua deve esserci uno sbaglio. Perché quando le ho chiesto chi era, lei mi ha detto: dite al signor Felice che sono la madre della sua fidanzata. E che ho portato con me anche la ragazza. Ma tu che stai dicendo? Oh, mamma mia! Ma te sei proprio così? Proprio così. Oh, infame, scellerato, tradito! Io lo sapevo, qui a Napoli è venuto per il Francesco! Non è venuto per il nipote! Assassino! Caroni! E mo che faccio? Che faccio? Io devo fingere, signora. Devo vedere chi è questa signora... Amal! Questa fidanzata! Che faccio? Che faccio? Ah, sì, 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 sì. Posso dire che io sono la sorella del suo nipote e tu sei mia figlia, sua nipote. Hai capito? Così? Così? Per entrare. È comodi, signora. Grazie. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sei venuto a parlare con il signor Felice? Sì, sempre si sta comodo però. Eh no, io non c'è. In questo momento è occupato. Però potete parlare con me. Sì, io sono la... sorella! Ah, bene! E questa ragazza è mia figlia. Piacere. Sua nipote. Piacere, che bella ragazza. Una bella ragazza. Va bene, accomodate. Sì, accomodate. Vieni, si vede. Prego. Dì, ecco qua, signora. Ecco qua. Si tratta di un matrimonio. Oh, un matrimonio combinato, come si dice, rienno magnano. Veloce, veloce. Ieri abbiamo avuto l'onore di conoscere il signor Felice. Lui ha visto mia figlia e le è piaciuta. Mia figlia l'ha trovato subito simpatico e ci siamo subito intesi. Ah, io a dire la verità, io provo un gran dolore a staccarmi da lei, sa. Ma trattandosi di un uomo serio, positivo, ecco, non vorrei perdere tempo. E così sono venuta a combinare tutto. Questo. E perché si deve perdere tempo? Se vostra figlia piace a mio fratello, ma mio fratello piace a vostra figlia, si può fare tutto con la massima sollecitudine. E voi ne avete piacere, vero? Come fa? E questa è stata una sorpresa che mi ha sconvolta dal piacere. Bene, potete credere quanto io sono contenta! Benissimo, benissimo. Ma scusate, signora. Ma siccome è mio zio, non è proprio giovanissimo, non è che c'è un errore. Questo signor Felice che voi dite, che cognome tiene? Si chiama Felice Sciosha. Bocca! Sì, esattamente. Sì. Non è di Napoli, è di Rocca. Rocca secca! Sì, esattamente, sì, bravo. Ma voi vi piace? Sì, certo. Ma lei non siamo? No, signora, sa, a mia figlia gli sono sempre piaciuti voi maturi. Questi giorni di oggi sono così insignificanti. Io vero, mamma? Sì, è vero. A me piacciono tanto gli uomini maturi. Sì. È proprio lui. È mio fratello. Oh, va prego, signora. Accomodatevi un attimo in quella stanza. Io... Prego. Margherita, signora, vieni qua. Vai a chiamare tuo zio Felice e gli dici di venire subito qua. Ma non gli dire che qua ci sono questi due signori. Io voglio fare una bella sorpresa. Prego, accomodatevi.
eccomi qua. Voglio fare uno scandalo, una rivoluzione. Carogna, carogna! Va bene, però calmati adesso, calmati. Che mamma, dove stanno? Eccomi qua. Vedete che succede. Ma tu piuttosto come ti senti? Mi sento stordito, come se tenesse la capa in una campana. Perché zio, cosa è successo? Ma come perché? Ieri sera si sono scatenati tutti i pazzi. Io sono vivo per miracolo, è tutto per colpa tua, sì, perché mi hai lasciato da solo, senza scampo, in mezzo ai pazzi. Lo so zio, mi devi scusare, ma ho avuto una chiamata urgente e sono dovuto correre per forza da questo ammalato. Poi, per la fretta di tornare da te, sono scivolato sopra a certi gradini che erano bagnati e ho sbattuto fortemente la testa sopra un vaso di gerani. Ed ecco qua zio, guarda qua, per poco non perdevo... Aia! Ma te capite che sono stato per 3 ore ieri sera con la borsa di ghiaccio sull'occhio e ancora mi fa male. Tra occhio, braccio, tutti questi pazzi sono diventati pietruccio passa qua, Ma allora zio, che stavi dicendo? Che la zia non ti vuole proprio più sentire. Ma zio, oh la zia, quello mi aspettava come una belva in carrocina. Ah, devi tu. Sì, perché ho fatto tardi, capito? Appena mi ha visto mi ha coperto di male parole. Disgraziato, farabutto, vattene via, non ti voglio vedere più. Poi si è chiusa nella stanza e non mi ha fatto entrare, capito? Mamma ti sta aspettando in quella camera. Ha detto di andarci subito perché ti deve parlare. Ma a me? Sì, a te. Beh, dicevo ci vado. Zio, prima che entri in quella stanza, perché non so quando e soprattutto come ne uscirai, mi potresti dare quelle 50.000 lire che ti ho chiesto ieri per la macchina? È bene, tutto quello che è successo, lì ci ha pensato più, però io me l'ero preparato. Sì, guarda, stanno qua, vieni. Eccolo qua. Ah, finalmente, grazie assai! E adesso devo andare, molto fretta, devo andare a portare soldi a... devo andare a comprare la macchina che ti ho detto ieri. Però mi raccomando, zio, io faccio una cosa veloce. Io vado e torno, tu rimani qua, stai fermo qui! Bravo! Andiamo a vedere che cosa vuole mamma! È venuta qua per combinare tutto, per finalizzare tutto e non vuole perdere neanche un minuto di tempo. Vuole fare tutto presto. Come chi? La madre, però tua fidanzata. Chi? È venuta qua per combinare il matrimonio della figlia con te. Infame, assassino, scenderà! Ma io non voglio fare chiasso perché non siamo a casa nostra. Però appena vedi a adesso noi ci facciamo le valigie e ce ne andiamo. Appena arriviamo al paese parlo col mio avvocato per la separazione. Ma che stai dicendo? Non ti voglio vedere più. Ma che stai dicendo? Che sto dicendo? Te lo faccio vedere io che sto dicendo. Assassino, traditore, parco. Ma che vuoi sapere? Ma queste sono cose neanche da credere. Ma come? Un uomo sposato che si mette a combinare un altro matrimonio? Ma con chi? Con la figlia della signora Amalia Strapponi. Vai, che ti sta aspettando in quella camera. Vergogna! Immediatamente con i rinforzi e poi con una cosa, vai, con
Muoviti, vai, 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 vai. Adesso vediamo se posso calmare quella pazza pispettica. Grazie, grazie signorina. Ma non è solo questo, sono scappato. Oh, amico, amico mio! Ma come ancora paura mi porti? No. Oh, non so più, Riccardo. Ti portai per non essere in ritardo. Dovete fare un palco. Ah, sì, e tre poltrone nel caso foste più persone. E tra 20 giorni sì. Mi faccio consolare. La Francesca da Rimini mi farò ascoltare. Io sarò il marito della diamanti. Sarò il crudel Gianciotto. Sarà una recita col posto. Bravo, bravo. Io però volevo chiedervi una cortesia. Mi ha fatto molto piacere conoscervi, però voglio che vi conosce pure mia moglie, voglio presentarvi. Qual piacere di cogliere di conoscere vostra moglie. Ecco, bravo. Fate una cosa, aspettate tutta la stanza, io la vado a prendere per la porta. Sì, 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 sì. Attenderò paziente, mi introduco in mattinetta. Bravo, bravo, bravo. Pure questa è chiusa a chiave. Ok, adesso facciamo una prova. Per sicurezza, così non sarebbe uscito, Qua? Adesso faccio vedere io chi è Talice Sciasciamocca. Che fai tu sopra? Niente, voglio stare seduto qua, ti spiace? Adesso vi faccio partire bene io, per Roccasecca, vi faccio vedere il rapido. Così tua madre vede chi è il porco. Mi sembra un pazzo. Poi tu vai a dire a tua madre di non muoversi da dove sta. Nemmeno io mi posso muovere da dove sto perché devo sorvegliare Riccardo Terzo. E chi è Riccardo Terzo? Vieni, vieni, vieni. Faccio vedere io, faccio vedere io. Mi è felice? Fuori c'è un signore che vuole parlare con voi. Come? Parlo il grande. Ieri sera, sono cose che non si fanno. E cosa voleva quell'altro pazzo del maggiore da voi? Non lo so. Ma io aspettavo che facevo qualche cosa. Prendevo il violino e glielo spaccavo in testa. Bravo. Voi non potete immaginare come sono felice di avervi conosciuto, sa? Anch'io. Perché io non ce la facevo più a stare là sopra. Si è fatto troppo chiasso, troppo casino. E io sono un artista, ho bisogno della quiete. Della tranquillità. Sapete cosa ho fatto stamattina? Ho fatto tutto il bagaglio e sono scappato via senza pagare un soldo. Bravo, hai fatto benissimo. Dunque, io sono pronto. Voi siete pronto? Certo. Benissimo. Partiamo domani mattina. Prendiamo il treno delle 4:55. Sì. Arriviamo alle 9 e appena arrivati sapete cosa facciamo? Ci andiamo a letto. Mamma mia. Ma che avete capito? Andiamo a dormire, perché dopo domani mattina, belli pimpanti, ci svegliamo, facciamo manifesti, locandine, striscioni. E prendiamo il primo treno, partiamo! La prima tappa la faremo a Parigi! Parigi, bravo. Che ne dite? Benissimo. Ma non vedo la vostra valigia! Ah, vero, sì, ma l'ho fatto però, trovo. Sì? Andiamola via, adesso vado a prendere. Anzi, facciamo così, voi mi aspettate in quella stanza, eh? Sì, sì, sì. Io prendo la valigia. Sì, ma non fatevi aspettare troppo, mi raccomando. Di qua? Qua, A proposito, Bravo. Qua sopra ci ho preso un po' di cose da mangiare. Ci facciamo la merendina in treno. Bravo. Oh, pagata! Quella sortigliata. Signore! Bravo, hai fatto bene, bravo. Prego, prego, mi fate aspettare, mi raccomando! Ecco, ancora questa cosa. Vediamo un po', vediamo qua. Che cosa è? Oh, il pane. Che salame, la caciotta,
il vino, guarda qua, meno male che è una merendina. Apriti questa porta! Aprite! State zitte, se no peggio per voi! Ma cosa state dicendo? Aprite! Aprite! State zitte, se no il direttore mi mette in punizione! Andiamo a mettere questa roba in cucina. Oh mamma mia, ma sei impazzito pure lui? Mamma, hai visto, io te l'ho detto! Che ci deve fare con tutta quella roba? Pane, formaggio, salame! E poi, hai sentito che ha detto quello due là dentro? Stop le zitte, sono via il direttore, mi mette in punizione! Ma chi è il direttore? Felice, felice! Ma perché non ti chiudo qua dentro, felice? Madonna, ci sta uno chiuso là dentro, perché? Chi lo sa? Aprite, apritemi un perduto, fatelo presto, senza indugio! Riccardo Dè, è così che l'ha chiamato. Ma andiamo, sta arrivando, e ci facciamo trovare. Ecco, adesso è tutto a posto. Aprite! E allora? State zitti che sta arrivando il direttore! Avvita qui, signor Felice, socia bocca! No, non pure questo! Signore, avvita qua! Ti devo parlare con solo urgenza! Tutti quanti! Un secondo! E allora accomodatevi! Non abbiate paura, uscite da là, non ce l'ho con voi! Un cameriere della pensione mi ha dato il vostro indirizzo, sono qua per domandarvi dove abita quel vostro amico, quel giornalista, quell'idiota che ieri voleva insegnare l'educazione a me. Questa mattina non si è fatto vedere, è svanito nel nulla. Dove abita? Che combinazione, io ho l'appuntamento con lui qua a mezzogiorno. Veramente? Veramente. Sicuro? Parola. Fate una cosa, aspettatemi in quella stanza, eh? Io quando viene ve lo porto su. In quella stanza? Sì. Io da qui non mi muovo, qui. No, pensateci bene, perché se quello viene e vi vede qua, quello se ne scappa. È vero, avete ragione. Allora io vado lì dentro, ma appena arriva mi viene a chiamare subito. No, sicuramente. Prego. Grazie. Adesso li ho catturati tutti. Per favore! Silenzio! Oh, fate bravi, che sta arrivando il direttore. Adesso, eccolo qua, il direttore, bravo direttore, bravo. Siete venuti subito, complimenti. Oh, avete portato pure gli infermieri, ma questi non sono infermieri, questi sono energumeni. Mi raccomando però, io ve li consegno, ma trattateli bene perché... Vedi, ma tu con chi stai parlando? Papà, signor Felice. In queste stanze ci sono cinque pazzi. Cinque pazzi? Sì, ma non guardate, li ho tutto quanti chiusi a chiave. Sono assesso? Buonasera, signore. Buonasera. Signor Felice, perché mi avete mandato a chiamare con tanta urgenza? Detto io mi ho mandato a chiamare per dire che voi, il direttore, non lo sapete fare. Ma che state dicendo? Siete impazziti? No, vedete che poi il pazzo sono io. Sentite, fatevi sentire la vostra autorità. Ma perché devo farmi sentire? Perché devo urlare? Ma come che? I pazzi se ne sono scappati tutti quanti dal manicomio! Ma quali pazzi? Quali pazzi? La signora Mani, la figlia Rosina, e il maggiore, il bersagliere, là... E stanno tutti qua! Riccardo Terzo, sì, stanno tutti quanti qua, però sono tutti quanti chiusi a chiave, stanno stati assicurati. Ma quelli non sono pazzi, volete capire o no? Quello sta momento di voi! Come è possibile? Possibilissimo! Signor Felice, lei non è venuto in un manicomio, quella è una pensione, un albergo! Basta con questa pagliacciata, apriamo queste porte! Perché avete chiuso questa porta? Ma che modi sono questi? Signor Felice, ma cosa significa tutto questo? Ma perché mi si arrasta colà ove luce non v'è? Non si vedeva niente, ma tutta la testa malamente! Signori, voi mi dovete scusare tutti quanti, perché io credevo che voi eravate tutti pazzi. Pazzi? Noi? Voi? Ma chi le ha fatto credere tutto questo? Chi è stato?
mia nipote Pietruccio ha detto che quella era una clinica, la pensione era come una clinica dove aveva 15 passi cura e che pagava 500.000 lire all'anno di affitto. E che ambrogli! E noi che gli abbiamo anticipato anche il primo anno! Adesso ho capito tutto! Ma Vito, prima la cosa, perché volevi sposare la figlia della signora? Perché Pietruccio aveva detto che io non dovevo mai contraddire nessuno, dovevo dire sempre di sì. La signora voleva far sposare la figlia, io... E io vi ringrazio del tempo che mi avete fatto perdere. Veramente sono molto dispiaciuto, non mi dispiace, ma questa è mia moglie e io sono sposato, questa è mia figlia. Piacere mio. Gio Felice sta arrivando, eccomi qua. Bravo. Ma ti presento tutti quanti, pazzi. Ah, ci sei pure tu, e adesso non canti più, È stato tu che mi ha costretto. Zio Felice, io ti chiedo perdono. Sì, è vero, ti ho detto un sacco di fesserie. Io ero pieno di debiti di gioco fino a qua. E Bernardi non poteva assolutamente camminare. Adesso ci vuole, Il gioco per davvero mi stava facendo diventare pazzo. E così ho organizzato tutto questo imbroglio per giustificare le bugie che ti ho raccontato per farmi mandare i soldi. Gio Felice, ti prego, abbi il coraggio di perdonare. E perdonate, e va bene, non ne parliamo più, però deve venire con noi a Roccasecca, che deve restare sempre là. Naturalmente tu sei d'accordo, eh? D'accordissimo, zio, sarò sempre lì, a Roccasecca. Non è meglio. Signor Felice, questa volta mi potete dire dove abita quel giornalista? Mi dispiace, non lo conosco proprio. Ma prima quello trovo. Ma Don Felice, non partiamo più. Mi dispiace, maestro. Io c'ho una grande passione per la musica. Ho sempre sognato di suonare uno strumento. Però alla fine ho imparato un solo strumento. Quale? Il campanello di casa mia. Ora che chiarito è tutto, verrete comunque al mio debutto. Mi dispiace, ma io non ce la faccio, non voglio stare qua neanche un minuto, devo scappare. Voglio la quiete del mio paese. Oh, che peccato, 50 posti ho prenotati, un sull'altro li ho pagati. Però voglio dire una cosa a tutti voi. Non raccontate a nessuno quello che vi è successo. Perché? Perché sono cose che fanno ridere la gente. Fanno ridere la gente? Ne siete sicuri voi? Io non ancora, eh? E voi?